Spostati 8, che oggi dobbiamo lavorare. Oggi è un giorno importantissimo. Mi sono messo la maglietta apposta, oggi le so tutte, perché oggi si risponde. Allora, grazie a tutti per i 100 iscritti che sono un traguardo per me grandissimo e importantissimo. Quindi, come promesso, ecco le risposte alle domande che tutti voi mi avete fatto. Premessa, la prima domanda, in effetti molti di voi me l'avete fatta di persona, non mi è stata fatta direttamente su Twitter o sui commenti, però visto che comunque molti mi hanno espresso il dubbio, vi farò in questi giorni anche un video che lo spiega. La prima domanda a cui rispondo di moltissime è: come fai a fare i sottotitoli nei tuoi video? Cosa che peraltro appare anche su questo video, perché anche questo video ha i sottotitoli in italiano. Bene, risposta breve: utilizzo lo strumento Trascrivi e Sincronizza di YouTube. Risposta lunga: farò un video che vi fa vedere come fare i sottotitoli. Comunque, cominciamo con Rollens 184, che sotto il video sulla pulizia della cucina e la protezione civile mi scrive: spettacolo! Grazie Rollens! Un grande risultato per noi essere arrivati a ottenere quella cucina col finanziamento della regione, anche perché è costata parecchio quella cucina. E mi chiede appunto: ma quanti pasti può fare? Bene, quella cucina è una tipologia di cucina industriale compatta, quindi bisogna organizzare molto bene il lavoro, quindi è una cucina in cui se dovessi andare a cucinare io probabilmente riuscirei a fare 4 pasti, dopodiché entrerei completamente nel pallone, quindi richiede il lavoro di cuochi professionisti che abbiamo a disposizione nell'associazione, che sono comunque sempre dei volontari, e con la giusta professionalità, a seconda del tipo di preparazione, permette di realizzare fra gli 800 e i 1100 pasti per ogni ora di lavoro. E con pasti intendo pasti completi, quindi un primo, un secondo e un contorno. Il tubo di un vlogger, sotto il vlog 47, mi chiede: che videocamera utilizzi nei tuoi video? E visto che voglio allargare un pochettino la risposta, innanzitutto comincerò col dire: sui vlog in auto utilizzo una Canon Legria Mini, l'ho detto già qualche altra volta. Ho cominciato con la mia dashcam, con la 11A57, ma sarà un'altra domanda, vi risponderò a quello dopo. Però altri video come queste facche, alcuni video che vedrete a febbraio, perché ho cominciato a girarli, ma li sto montando, li sto mettendo da parte, sono girati con la Panasonic HC-V750 e infine i video che faccio durante il servizio di protezione civile principalmente sono girati con una piccola sportcam cinese presa a Hong Kong veramente per 2 lire, con la risoluzione di 1280x720. Poi, se vogliamo mettere i puntini sulle i, come software di montaggio utilizzo AVS Video Editor. E come software di post-produzione Avidemux. All'inizio, quando ho cominciato a fare i video, utilizzavo solo Avidemux per fare il montaggio lineare, che è un'arma impropria utilizzarlo solo per fare il montaggio lineare, ma questa è un'altra storia. Non trovo un username sul vlog sui film di Natale, mi dice: molto gradevole e ottima parlantina. Grazie, grazie. Ti chiedo come ti è venuta in mente l'idea di fare questo tipo di video. Allora, innanzitutto partiamo da una piccola premessa. La persona che mi ha ispirato a diventare uno youtuber è lo youtuber canadese Matthew Santoro. Lui è stata la persona che, a forza di vedere i suoi video molto divertenti, molto simpatici, a un certo punto è stata quella con cui ho cominciato a dire: mi piacerebbe fare un po' quello che fa lui, un po' di comicità, un po' di informazione, un po' portare quello che era il mio blog, che era scritto, era sul sito blogger, a uno stadio successivo. E quindi, da una parte, lui è stata l'ispirazione ad aprire il mio canale YouTube, oppure è lui a cui dovete dare la colpa se adesso seguite il mio canale. E lo youtuber che invece mi ha dato l'ispirazione sulla location è Corduroy Paco, uno youtuber americano che è arrivato al 100° vlog sulla sua mobile vlogging unit, però vi lascerò il link ai loro canali su doobly-doo. Però è stato quello che, dopo il 100° vlog, ha sospeso il suo canale, sembra un po' morto, sta facendo, pubblica qualche foto su Instagram, pubblica ogni tanto qualche video, ma è un peccato perché il suo canale è in una fase di stasi e faceva dei vlog molto simpatici e molto divertenti.
Pap, sempre sul Vogue 46, mi chiede: per la FAC ti chiedo che musica ascolti? E allora, io sono un tipo da musica leggera. Ora, tendenzialmente quando lavoro in ufficio, quando lavoro in laboratorio, mi fa compagnia, anche quando guido l'auto, mi fa compagnia la radio. Ho ascoltato per anni RTL 102.5, da pochissimo tempo, credo un paio d'anni ormai, sono passato a Radio Kiss Kiss, più che altro perché RTL mi era cominciata a diventare ripetitiva a livello di passaggio di musica, eccetera. La musica che gradisco maggiormente è comunque la musica leggera, soprattutto quella straniera. Non vado pazzo per la musica italiana e se devo fare il nome di un autore che preferisco tra tutti i musicisti, sicuramente quello di Mike Oldfield, del britannico Mike Oldfield, anche se obiettivamente non molti suoi brani passano spesso alla radio, è comunque un autore di cui ho moltissimi, quasi tutti i suoi CD. Sempre sul Vlog 46, Rowens 184 mi chiede: cos'è quella specie di apparecchio che hai accanto allo specchio centrale? È la mia dashcam, ossia, che brutta parolaccia, la mia telecamera da cruscotto. È stata anche una cosa che mi ha ispirato a dire: beh, visto che ho una telecamera sulla macchina che è accesa tutte le volte che guido, posso sfruttarla per qualcosa di più che tenerla per filmare le perle di certi guidatori, soprattutto in Sicilia, o utilizzarla per evitare alcune truffe assicurative che sono molto in voga. Ho la telecamera sia io sia mia madre sulla sua macchina, e tra l'altro proprio grazie alla telecamera che è installata sulla macchina di mia madre, approssimativamente a gennaio del 2014, mia madre è riuscita a evitare la truffa dello specchietto, che questa persona gli ha detto: ma guardi che lei prima, andando indietro, passando così di qua e di là, mi ha colpito lo specchietto e me lo ha rotto. E mia madre ha detto: vabbè, non c'è problema, mi lasci il suo numero di telefono, perché io così guardo il filmato della telecamera, vediamo se è vero, facciamo i dati, prendiamo i dati dell'assicurazione, facciamo l'assicurazione. Il signore, carita l'antifona, ha preso ed è scappato. Poi la telecamera adesso è quella con cui tra l'altro ho fatto alcuni dei video di protezione civile, come quello del 1° gennaio. Sempre Lorenz mi chiedo se farò una live per i 100 iscritti, o sia una FAQ in diretta. Mi sarebbe piaciuto tantissimo, però purtroppo è difficilissimo riuscire a mettere insieme un po' di utenti per una bella live. La live che abbiamo fatto sul canale Figli di YouTube Italia l'ho dovuta scaglionare in due parti per riuscire a venire incontro a tutti quanti, e lo stesso non sono riuscito a coinvolgere un po' di gente, perché purtroppo anche problemi logistici lavorativi. Io sono disponibile solo fondamentalmente il sabato e la domenica, il resto della settimana sono buttato in ufficio, è un po' una rogna per me, cioè o sono in ufficio in laboratorio a fare computer, o devo staccare per andare da un cliente all'altro, quindi spero di arrivare a fare una live speciale quando arriverò alla prossima pietra miliare, che spero a breve dovrebbero essere i 200 iscritti. E ultima cosa che mi chiede Rollins 184: farai il video sul lancio del telefono? Beh, in una parola sì, ma ho in progetto qualcosa di molto più complesso, del quale non voglio dare nessuna anticipazione. Innanzitutto vi chiedo di restare sintonizzati sul mio canale, quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale, riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, perché con febbraio comincerò un nuovo format che si metterà accanto al diario di viaggio on the road, e spererò di riuscire in questo modo ad attirare la vostra attenzione, ma ci saranno anche altre cose che seguiranno. Inoltre, grazie al fatto che comincio a poter dedicare un po' più di tempo ai video, comincio a trovare il modo di dedicare un po' più di tempo ai video e comincio ad avere gli strumenti giusti, ci saranno anche alcune novità sul mio canale. Tanto per cominciare, cercherò di rendere più presenti anche i miei link social, e cercherò di essere un po' più presente anche sui social, in particolar modo su Twitter, che è il social che seguo da più tempo e su quello su cui ho la mia maggiore attività. Ragazzi, per il momento questo è tutto, questa è stata la mia prima FAQ.
Non sono state tantissime domande, ma spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi ricordo di fare pollice in alto e vi ricordo di nuovo di iscrivervi se non l'avete già fatto, così riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Io direi che questo è tutto, è stato un piacere riuscire a intrattenervi tutti quanti, quindi grazie ancora e noi ci vediamo domenica prossima con il diario di viaggio on the road e presto su questo canale con tante grandi novità. Ragazzi, ciao a tutti e alla prossima!